La favola dei bottoni della mamma. Disfare la casa dei genitori è un passo misto di tenerezza, emozione e tristezza infinita. E salvare ricordi trovando piccoli tesori che non ricordavi o di cui non ne sapevi nemmeno l'esistenza, alle volte fa male. Ti senti come un intruso che apre cassetti chiusi, che ficca il naso nelle intimità degli altri. Trovi il tuo passato, i ricordi di infanzia, i tuoi e quelli dei tuoi genitori, dei tuoi nonni, dei tuoi cari, mescolati con le tracce di fotografie varie. Potresti passare giorni interi o settimane per organizzare il tutto, ma vorresti anche che non finisse mai. Come una metafora di quel cordone ombelicale, come l'ultima occasione per annusare l'odore ancora degli armadi pieni dei loro vestiti, il profumo di mia madre che era ancora lì, una leggera fragranza di lavanda e sapone che mi riportava quando da bambino mi rifugiavo tra le sue braccia. In uno di quei momenti di lacrime e sorrisi ho trovato i bottoni di mia madre, un enorme dono per l'immaginazione e la riflessione. Ho passato 2 pomeriggi a classificarli, guardarli, quasi coccolarli, e alla fine ho lasciato la loro esistenza riflessa in quella foto come omaggio alla donna eccezionale a molti livelli che è stata mia madre. I bottoni di mia madre mi hanno ricordato molte cose. Ho ritrovato il passato della mia famiglia in varie forme e diversi materiali. C'erano bottoni di pelle, madreperla, metallo, legno, plastica. Poi ho anche letto storie sui bottoni degli anni 50, che riconosco in una foto ingiallita di mia madre. Quelle con le trecce dei bambini, vestiti da festa, le vesti per stare a casa, le camicie dei bambini della scuola, i bottoncini per i vestiti dei neonati, i bottoncini foderati. Ci sono centinaia di bottoni, alcuni belli, altri orribili. Scopro che a casa mia non veniva mai gettato un bottone. Quando un indumento veniva ritirato o smesso, i bottoni venivano tenuti e il tessuto veniva trasformato in stracci. Un eterno just in case e un costante, questo è costato denaro. Mi sentivo sopraffatto da un misto di nostalgia e di dolore. Ogni oggetto che toccavo sembrava rievocare un ricordo. Carezza, una parola non detta. Ricordo mia madre quando mi insegnò a cucire. Eravamo seduti al tavolo della cucina e mi diceva sempre che dovevo essere autosufficiente e così da non dipendere mai da nessuno. Dovevo sapermi arrangiare. Poi, con le sue mani, mi guidava mentre ridevamo della mia goffaggine. Mamma, come farei senza di te? Mi domandavo, mentre accarezzavo quei bottoni che le tue mani avevano toccato tante volte. In queste centinaia di bottoni leggo il salto generazionale e intuisco come siamo cambiati e forse cosa abbiamo perso. Ogni bottone sembrava racchiudere un frammento della nostra storia. Un pezzo di noi che non volevamo lasciare andar via. Quello che non so è quanti bottoni mancano, quanti sono stati davvero utili, quali sono stati cuciti su un altro capo. La borsa contiene solo quelli che non hanno mai visto più di una vita rispetto a quella foto in cui sono ora immortalati. E alla fine la vita potrebbe essere proprio questo, un'enorme borsa di bottoni.
diario silenzioso dove ogni pezzo è un capitolo e ogni capitolo è una memoria preziosa. Perché è vero, ogni bottone racchiude una storia e un capitolo di una vita che ci è sfuggita tra le dita e non si ricorda più e non torna più. Come te, mamma. Ciao, ovunque tu sia.